italiani stanno cercando di costruire delle alleanze in vista delle prossime elezioni europee, perché la grande partita, come se vediamo per esempio appunto la prima pagina del Corriere o la prima della Stampa, la grande partita che si gioca in questi giorni è proprio quella sulle alleanze europee. Io personalmente, poi magari invece c'è qualcuno, anzi sicuramente c'è qualcuno a cui questa Europa piace, a me non piace. Io penso che ci sia una possibilità di cambiamento dall'interno se dovesse cambiare la maggioranza, no? Se il gruppo guidato da Giorgia Meloni, ECR, dovesse in qualche maniera riuscire, no, a fare alleanze, ecco qua, vediamo la prima del Corriere, sfida sulle alleanze europee, che è il vero tema e credo sia parte della strategia anche di questo governo, cioè intanto accreditarsi ovviamente come non una forza pericolosa, sovranista, incontrollabile, ma fare buon viso a cattivo gioco, diciamo così, per poi provare a costruire una maggioranza diversa all'interno del Parlamento europeo con i popolari, che sono sempre stati storicamente alleati ai socialisti, invece da un po' di tempo guardano a destra. Ovviamente qual è il problema? Il problema è che, come sapete, la Lega e Fratelli d'Italia appartengono a due gruppi diversi, diciamo che Salvini è con la Le Pen e Giorgia Meloni appunto con ECR, dove la grande maggioranza o comunque una robusta pattuglia, no, di parlamentari è polacca. E quindi molto dipenderà dai risultati che si avranno alle elezioni europee e se dovesse cambiare questa maggioranza, beh, allora un po' di atteggiamenti, diciamo, a livello europeo potrebbero cambiare. L'evento a cui partecipo io oggi è fatto proprio per questo, ci sono rappresentanti spagnoli, ci sono rappresentanti polacchi, appunto, ci sono francesi, belgi, e lo scopo è quello di costruire una rete che su alcuni temi, no, alcuni valori, come dire, sia compatta e cerchi di cambiare l'orientamento europeista attuale, che è quello invece di spingere, diciamo, in una direzione tecnocratico progressista, poi progressista per modo di dire, però la grande sfida soprattutto per gli italiani è questa qui, no? Ed è ovvio che ci siano delle tensioni anche all'interno della maggioranza, perché poi avere, come dire, un peso diverso in Europa potrebbe permettere a questo governo, in particolare a Giorgia Meloni, con cui insomma evidentemente Salvini qualche tensione ce l'ha, anche perché avere tanti galli dello stesso pollaio non è mai semplice. Dicevo, è una sfida importantissima, proprio perché si misura il peso, no, dei singoli leader a livello europeo e anche magari la possibilità di cambiare qualcosa. Per esempio, di trattare un pochino sui vincoli europei. Abbiamo visto qualche cambiamento d'atteggiamento da parte di Emmanuel Macron, ad esempio, da parte dei tedeschi. La Meloni con Weber del Partito Popolare ha intessuto un ottimo rapporto, ad esempio sulla migrazione. Weber è stato uno dei primi a sostenere, no, certe posizioni della Meloni, e va detto che sull'immigrazione ne abbiamo parlato, che è uno dei grandi temi del dibattito nostro qui in Italia in questi giorni, sull'immigrazione ci sono stati effettivamente dei cambiamenti di visione, se non altro, perché adesso nei prossimi giorni ci saranno altri incontri, ovviamente c'è stato questo nuovo accordo, questo nuovo patto che non è stato sottoscritto dai polacchi e dagli ungheresi, però in generale la visione, cioè quella di proteggere i confini esterni, di stabilire che i confini esterni siano responsabilità di tutti, di tutte le nazioni europee, è un bel passo avanti, devo dire, un bel passo avanti, perché prima, lo sapete, c'erano con l'accordo di Dublino e altri, il principio era che i paesi di primo approdo si facessero carico degli sbarchi e tanti saluti, e quindi, insomma, e questo è un po' il piano, no? Cercare un pezzettino alla volta di far cambiare idea a questa Europa che fino adesso è stata un po' matrigna. Io non so se riusciranno, perché è una sfida veramente difficile e complessa, però il tentativo è questo, e vedo che ci sono qui tanti movimenti, sento un'aria da un lato di tensione, dall'altro però di speranza anche, di dire, ma insomma, magari riusciamo a fare qualcosa di nuovo, di utile, e finalmente a girare l'Europa nel nostro verso. Devo dire che forse se anche gli italiani ci avessero pensato prima, avessero cominciato diversi anni fa, forse qualcosa di più avremmo ottenuto.